Servizi Sportivi di Superbasket, buongiorno. Oggi ho il profilo di Andrea Meneghin. Come sappiamo, figlio di Dino Meneghin, il più grande giocatore italiano di tutti i tempi, e Andrea Meneghin, qui inquadrato con Varese in due diverse maglie, forse il giocatore italiano più completo di tutti i tempi. Un'ala, guardia, due metri, ma capace di giocare playmaker, guardia, alla piccola, alla grande, in qualche raro momento anche pivot. C'è un giocatore molto completo. Qui vediamo lui in difesa. Ho messo questa immagine appositamente perché lui è stato anche un grande difensore, grande attaccante, palleggio, resto, tiro, tiro da tre, entrata, schiacciata in traffico, ma soprattutto un giocatore veramente vincente. Nativo di Varese, poi ha giocato per Varese per 10 anni, dal 1990 al 2000, poi 2 anni alla Fortitudo Bologna, facendo anche finale contro la Virtus nel 2001, poi tornata dopo 2002, è tornata a Varese per altri 3 anni. Poi infortuni, problemi con l'anca hanno veramente accorciato la carriera, troncato la carriera più che altro. Lui è un giocatore molto, ma molto completo, molto intelligente, un sogno per qualsiasi allenatore, un giocatore che gioca con la testa, con il cuore, con esperienza e gioca per i compagni. Ha vinto lo scudetto con Varese nel 99, con Gianmarco Pozzecco come compagno, con Charlie Recalcati in panchina, grandissimo trionfo, 10° scudetto della mitica Varese, firmato da lui. Poi con la nazionale ha vinto gli europei nel 99, stesso anno, con Bogdan Tanjevic. Non è stato votato il miglior giocatore degli europei, ma il mio voto, io ho avuto un voto, è andato proprio ad Andrea Meneghin, un giocatore veramente totale, come si dice anche nel calcio. Grandissimo giocatore, adesso fa telecronista, ma io lo ricordo così, grande attaccante, grande difensore, giocatore completo.